Buonasera, buonasera a tutti. Per questo decimo e ultimo per quest'anno, appuntamento della rassegna Un'opera al mese. Ehm, mi premevo a precisarvi come informazione di servizio che in questa magnifica sala, non potendo bruciare le panche per il freddo che c'è, ci spostiamo per vedere il film qui vicino, 30-40 metri facciamo una passeggiata in dolore non si sente adesso? sì? sì? sì va bene bene? stasera ci dedichiamo a due ritratti, Vincenzo Primo Gonzaga e Maria d'Austria-Stiria, uh, Colco l'occasione per ricordare che questo secondo, quello di Maria, questa seconda opera, è stata restaurata dagli istituti Santa Paola e quindi va il ringraziamento della città. E colgo l'occasione per salutare il Presidente l'ingegnere Furgoni. Due dipinti che ci, vengono, ci verranno illustrati nel film documentario di... Francesco Vitali qui presente questa sera che ringrazio per la gradita presenza e dalla professoressa Claudia Botta qui alla vostra destra. Eh, docente di mh, progettazione per il costume all'Accademia di Brera, quindi ci offrirà un uh, punto di vista particolare focalizzando l'attenzione sugli abiti indossati dai protagonisti di, eh, questa, di questa sera. Io non vado oltre e passo velocemente la parola all'amica all Silvia Bagnoli, membro degli del Consiglio, degli amici di Palazzo Te che con il Comune di Mantova e i suoi Musei Civici hanno, questa, hanno condiviso questa avventura che eh, spero per tutti voi sia stata anche un'avventura coinvolgente. Grazie. Da parte mia solo due parole. Il benvenuto qui questa sera per, come diceva Stefano, l'ultimo appuntamento di quest'anno. Vogliamo proprio ringraziarvi perché ci avete seguito tutto l'anno, siete stati presentissimi. Quindi, questa nostra idea, che eh, così abbiamo messo sul piatto e che non sapevamo il, il successo che avrebbe avuto, è un'idea che è piaciuta e quindi noi, come ha detto Stefano, la stiamo portando avanti. Per cui, l'anno prossimo è già stato tutto calendarizzato. Vi diamo quindi l'appuntamento al primo appuntamento. Il primo appuntamento sarà a Palazzo Te sarà venerdì 19 gennaio alle ore 18:30 e in quell'occasione avremo Renzo Margonari. Renzo Margonari ci parlerà del quadro di Vendizio notari presenti Profumo. Quindi eh, quello è il primo appuntamento. Adesso dobbiamo ancora fissare la conferenza stampa. Ci auguriamo in occasione della conferenza stampa di poter già distribuire a voi il libretto con il programma di tutto l'anno, così avrete modo di vedere tutto quello che abbiamo messo sul piatto. Quest'anno avevamo una sede, questa, che non faceva parte diciamo, dei musei civici veri e propri, ma che comunque è patrimonio della nostra città. L'anno prossimo avremo due, due entrate, cioè avremo una, una conferenza a Palazzo Ducale, su un'opera che comunque fa parte delle collezioni del Comune Civiche e un'altra un conferenza al Museo del Cesano proprio per permettere anche alla città di aprirsi e di conoscersi meglio grazie, buona serata e come diceva Stefano adesso ascolteremo la conferenza che sarà abbastanza sintetica poi ci sposteremo all'Associazione Industriale per vedere il firmato al caldo grazie e buona serata io volevo, prima di passare la parola ai nostri ospiti, ringraziare chi, tutti quelli che hanno lavorato a questa impresa, che è stata, come potete immaginare, abbastanza impegnativa perché lavorare su una programmazione annuale significa uno sforzo non indifferente sia dal punto di vista del supporto scientifico sia dal punto di vista del supporto anche amministrativo per cui permettetemi di ehm, eh, ringraziare eh, i colleghi dei musei civici e gli amici degli amici di Palazzo Te eh, e eh, tutti coloro che hanno collaborato quindi Katia Bianchi dei Musei Civici Stefano d'aprile che è qui in sala, Monica Benini, eh, Renata Longhi che purtroppo non è più, non è più con noi, Cristina Marcolongo, eh, Tiziana Gozzi. Grazie, grazie davvero. E vanna Rubini. Buonasera a tutti, sarò veramente molto breve perché fa veramente freddo eh, e quindi vi chiedo anche scusa per l'abbigliamento. Eh, volevo semplicemente prima di tutto ringraziare il Comune di Mantova, la Fondazione, il Dottor Benetti per l'ospitalità e tutti voi per, per la presenza. Siamo qui per, appunto per i due dipinti che sono stati utilizzati volutamente da me eh, per eh, raccontare una parte di storia di una villa meravigliosa che si trova alle porte di Milano, che è Villa Visconti Borromeo Litta. Questa villa ha una storia veramente molto importante, ricchissima, lunga, 428 anni di storia, per cui cioè, bella sostanziosa, si passa anche da diverse dominazioni, quindi si passa dagli spagnoli agli austriaci, poiché il Ducato di Milano, come molti ducati ovviamente, erano sotto il dominio di, di questi paesi. E il perché Mantova? Perché il signore che ha creato eh, la villa Lainate alle porte di Milano aveva un rapporto speciale, particolare, con Vincenzo I Gonzaga. Ho avuto l'onore di accedere al carteggio di questi due illustri signori grazie all'aiuto anche dell'archivio di Stato della vostra meravigliosa città. Il carteggio è stato scoperto negli anni Ottanta eh, dal professor Alessandro Morandotti, che molti di voi conosceranno ovviamente, che ha contribuito in modo fondamentale alla realizzazione del film documentario che andremo a vedere poi in parte, perché sarà solo un estratto, perché la presentazione ufficiale avverrà il 9 maggio del 2018. Per cui eh, vedremo 40 minuti su circa un'ora e 26 di, di film documentario. Vincenzo I Gonzaga perché chiese eh, perché diventò amico di Pirro I? Lo vedremo nel film, ma brevemente dico semplicemente che questo signore di grande potere si avvaleva di Pirro per eh, arricchire la propria collezione d'arte, perché era un grande collezionista, era un grande conoscitore delle varie arti, si, si parla dalla, dalla scultura, la pittura, alle, alle arti proprio anche di decorazione pura, per cui Pirro I era a sua volta un collezionista e conosceva i più grandi artigiani e artisti dell'epoca proprio perché era il responsabile eh, della fabbrica del Duomo della parte sud, essendo lui diventato nel 1597 un decurione della città di Milano. Per cui nel carteggio che verrà illustrato solo purtroppo parzialmente perché è composto da 40 lettere, che ovviamente non, per una questione narrativa anche di, di scorrimento del film non, non ho potuto illustrarle tutte, ne ho scelte alcune, per esattezza tre lettere, eh, si racconterà nella prima parte proprio eh, questo rapporto, un rapporto un po', un po' particolare. Ovviamente non si parlerà soltanto di Mantova, Mantova rientra nella ricca storia di questa villa. Per cui voi all'inizio vedrete un'introduzione anche sulla città di Milano, proprio perché eh, Pirro abitava, come accadeva all'epoca, sei mesi nella città, nella grande città, e poi viveva praticamente nei mesi più, più caldi, un po' più eh, a livello proprio di, di temperatura. Di... Viveva poi nella, nella sua villa di delizia che si era creato. Con me, in questo lungo viaggio, partito tre anni, tre anni fa, c'è. La mia, la mia cara Claudia Botta, che appunto è docente all'Accademia di Brera, eh, è una cara amica. Ci conosciamo da circa 25 anni, ma soprattutto è una professionista nell'ambito appunto della progettazione del costume. Per cui, dopo questa piccola breve presentazione che io ho fatto, ci illustrerà soprattutto i significati politici degli indumenti che questi signori, la, la, la regina e il duca, indossavano e quindi anche il significato del ritratto, eh, come posso dire, come m, modo di comunicare determinati messaggi, e, ed era un, proprio l, l, una metodologia tipica dell'epoca. Cui... Partiamo con Vincenzo, allora, ti spiace, sì. visto che... Buonasera. Allora, cercherò di essere stringata, ma spero di riuscire a interessarvi. Allora, Vincenzo, vabbè, voi saprete molte cose in quanto è stato uno dei grandi signori di Mantova, che ha amato donne, feste, ha dilapidato tesori, ma allo stesso tempo ha lasciato molte cose. E lo vediamo qua nel tipico ritratto di Stato. Il ritratto di Stato, appunto, come mi stava accennando Francesco, era mh, un modo di comunicare attraverso determinati codici linguistici quello che era il proprio potere. Ehm, quindi. Noi adesso potremo analizzare il quadro da vari punti di vista, l'autore, la tecnica. Io cercherò attraverso l'abito, in quanto è la mia materia, di raccontarvi cosa voleva comunicare Vincenzo in questa sua postura così eratica, così virile. Allora. Innanzitutto, eh, il, eh, il ritratto di Stato, appunto, eh, non era come loro stavano tutti i giorni. Ovviamente si facevano ritrarre con degli abiti opportunamente scelti, anche tutta l'iconografia del Cinquecento, dove noi vediamo tutti i ritratti in nero, che è il colore rigoroso della ritrattistica cinquecentesca, soprattutto per via dell'influenza spagnola. In realtà, non era che tutto era nero, c'erano anche altri colori, però il nero. Proprio perché era un colore considerato nobile, sobrio, eh, veniva adottato proprio perché la prima cosa che doveva passare attraverso il ritratto di Stato era un aspetto estetico che corrispondeva a un aspetto interiore di virtù. E il nero era considerato un colore di grazia, di un colore che pur essendo scuro era lucentissimo, anche perché spessissimo venivano indossati i velluti, i quali, sapete, hanno la possibilità di prendere la luce in maniera molto cangiante. Allora, qui noi vediamo il nostro personaggio che guarda verso di noi, esce dal quadro ma ha anche l'orecchio destro rivolto verso di noi, sta ascoltando, è come se potesse dominare oltre la tela quelli che lo fronteggiano. Ha un'armatura, eh, questa armatura è un'armatura famosa, voi sapete che i grandi condottieri avevano delle armature che addirittura avevano dei nomi, questa è la cosiddetta armatura del SIC, infatti c'è una luna crescente e un SIC, si sa che questa armatura è stata adottata nel, dopo il 1585 perché lui ha voluto intraprendere una campagna in Ungheria contro i turchi e eh, si sta per sik illustrior, illustrior crescam cioè che io possa crescere sempre più luminoso voi sapete che lui era un personaggio anche molto bizzarro molto preso da sé e comunque ehm, questa idea della propria virilità è sicuramente uno dei connotati fondamentali dell'uomo, del cavaliere del Cinquecento. Quindi questa armatura che è di fattura milanese, a Milano c'erano i più grandi armarioli dell'epoca, la famiglia Negroli, in questo caso questa armatura è stata fatta da un certo Pompeo della Cesa. Noi attraverso gli abiti riusciamo a capire anche delle datazioni, possiamo anche arrivare a conoscere chi era l'autore o in che momento della vita di un personaggio è stato fatto questo ritratto. Noi sappiamo che questo Pompeo della Cesa ha avuto due periodi importanti e verso la fine del Cinquecento ha iniziato a incidere su queste armature di acciaio brunito. Eh, con oro e argenti, ha cominciato a incidere non più elementi fitomorfi, ma a riprodurre in un certo senso quello che erano le stoffe che andavano di moda a quell'epoca. Quindi, diciamo che questa armatura oltre a essere. Uh, usata uh, proprio nelle cerimonie, si chiamava armatura da mezza pompa o da parata o da piede, perché vedete non è tutta intera, è solo la parte alta. Come potete notare, gonfia, riprende un po' l'idea del farsetto gonfiato, che è detto anche Panseron, che dà al corpo un'attitudine scultorea. Questo è un elemento importantissimo. Il corpo veniva nascosto per mostrare quello che si voleva mostrare. Era come se in qualche modo il corpo dovesse corrispondere a un'idea di astrazione, non essere un corpo inteso nel senso... Naturalista, ma un corpo appunto con degli apparati e l'armatura la, dà proprio questa dimensione di forza, di gravitas virile. Voi sapete che Vincenzo ha anche sostenuto una prova di virilità a un certo punto nella sua vita perché è stato accusato di essere incapace di consumare il matrimonio con la sua prima moglie per poter avere un ulteriore matrimonio. Ha dovuto fare una prova pubblica di vigore. Questa cosa del vigore era veramente un tema importante. Noi abbiamo ritratto molto simile a questo a figura intera dello stesso autore, che riporta in questa zona una braghetta. La braghetta era una sorta di astuccio penico, cioè proprio un fallo di tessuto che all'inizio era nato come un astuccio di utilizzo per le truppe soldatesche e poi via via è diventato proprio come un vezzo, una dimostrazione, un'ostentazione della propria forza mascolina. Quindi dicevo che c'è questa attitudine ieratica, una compostezza misurata, però allo stesso tempo un'azione. Vedete, le mani non sono immobili. Questo è perché c'è comunque l'idea dell'azione, dell del comando. Infatti, abbiamo la mano destra su un bastone ehm, è uno scettro, un bastone del comando, buzogani, eh, ungherese. Questo bastone ha sulla punta un rubino. Il rubino era una pietra rossa, preziosa e che aveva proprio un valore, voi dovete, cioè lo sapete sicuramente che le pietre da sempre hanno una simbologia. E anche um, sono state usate come rimedi medici, come amuleti. Bene, il rubino è il colore del comando, è il colore del coraggio, è il colore del cuore di leone, è il colore del combattente. Quindi non, nulla avveniva a caso, ogni elemento veniva scelto con molta eh, consapevolezza e determinazione. Sulla sinistra, vedete eh, questa mano appoggiata sul fianco, è in realtà... In un apparente riposo, ma è vicino a questa spada che ha un doppio ponticello, cioè praticamente era una spada che veniva usata nella vita civile, usata per ballare, eh, che dava l'idea comunque dell'uomo che era sempre pronto all'azione. Ah, um, a differenza delle spade precedenti, più pesanti, da combattenti. Per cui le mani erano riparate dai guanti ferrei. In questo caso vediamo queste zone che sono quelle che evolvono la spada perché la mano viene protetta appunto da questi guardamano ponticelli. Quindi anche l'elsa della spada che non è esibita come lo scettro, però dà l'idea di un uomo che sa difendersi. Il bastone è da sempre un elemento. È il primo strumento che l'uomo ha saputo usare. Il bastone ce l'ha il pontefice, il rabdomante, la strega, il mago. È l'estensione della forza di una persona. Per questo tutti i sovrani hanno uno scetro. Possiamo notare che ha i baffi, anche questo elemento maschile, la barba. Ma eh, soprattutto notiamo che cosa? Questa gorgiera intorno al collo. <ride> Queste gorgere, che poi vedremo anche in Margherita, erano sicuramente un ulteriore elemento in cui questo discorso della geometria corporea che doveva corrispondere a una geometria etica ma anche cosmica. Allora, era come se la bellezza fosse il centro della, del lavoro di Dio. E quindi per essere degni e vicino a Dio bisognava essere belli e corrispondere fisicamente a questo ordine che Dio ha creato. Quindi la zona del corpo più alta è quella che guarda verso il sole, quella che guarda verso Dio. Gli occhi, in questo ritratto sono molto importanti gli occhi di Margherita, sono il fuoco, quello che dà vita al pensiero e la gorgiera diventava una sorta di vassoio che in maniera quasi astratta staccava la parte superiore, la parte alta del corpo, quella più elevata dal resto. Infatti è interessante che siano stati posti su questi cavalletti perché le gambe, soprattutto nelle donne, erano considerate una cosa disdicevole, non si dovevano né vedere né anche nominare, addirittura le carrozze avevano una sorta di siparietto davanti, un marchingegno che quando la donna scendeva copriva, la malaugurata caviglia che per caso si fosse mostrata allo spettatore. E quindi erano considerate un basamento. Questo sempre in questa idea di gerarchizzazione del corpo, dove la parte bassa è, è comunque quella più lontana da Dio, è la parte legata ai bisogni primari. E quindi la gorgera, col suo biancore, è fatta di lino purissimo, e il lino, voi sapete da sempre è qualcosa che è legato alla purezza, è legato, ma soprattutto questo biancore, no? che, che, a parte che dava una nota di luce a questi abiti sempre scuri, perché qui siamo in un ambito dove l'influenza della moda spagnola è fortissima, Margherita passa da Mantova per andare a sposarsi con Filippo III. Re di Spagna, diventerà regina di Spagna e ehm, quando intraprende questo viaggio, proprio a un certo punto, toglie i suoi abiti di stile un po' più germanico e comincia veramente ad adottare in maniera integralista la moda spagnola, che era una moda appunto dove il corpo della donna era ehm, diviso in due, eh, come se fossero due coni sovrapposti uno all'altro. Però voglio finire un attimo con lui e poi andiamo a questo discorso sulla donna. Allora, abbiamo visto che al collo, per esempio, ha il tosondoro. Il tosondoro, voi sapete, ha un'onorificenza molto importante, molto esclusiva. Gli fu donata nel 1589 da, uh, da Filippo II. E noi sappiamo che da quel momento in poi lui è cominciò ad adottare questo tosondoro. Il tosondoro. Ha dentro di sé la simbologia del vello, della, del montone, che rappresenta la purezza e l'oro, la spiritualità. Era una, un gruppo di dignitari molto esclusivo, lo è tuttora. Al quale facevano parte gli uomini di stato più importanti d'Europa, anche perché godevano di privilegi assoluti: non potevano essere inquisiti, non potevano essere arrestati. Per poterne arrestare uno bisognava che si riunissero sei membri. Per cui essere ehm, membri del Tosondoro, privilegio dato soprattutto agli Asburgici, sia spagnoli che tedeschi era fondamentale. Ma a un certo punto della sua vita Vincenzo decide di fondare un altro ordine, questo in concomitanza con il matrimonio di suo figlio e crea l'ordine del Redentore, molto importante per la città di Mantova e quindi, anche un po' sfidando la corte spagnola, se ne comincia a cambiare, a togliere il Tosondoro. Anche questo è un elemento dell'abbigliamento che ci fa capire in certi ritratti quando possono essere stati più o meno dipinti, a seconda del fatto che porti o meno il tosondoro. Quest'idea del Redentore forse gli nasce anche dal fatto che, quando è nato, um, gli è stato donato un gioiello molto importante. Ecco, I gioielli, appunto, come il tosondoro, oppure vedremo quelli in Margherita, ci fanno capire molte cose e, soprattutto, erano elementi fondamentali no? nella. Esibizione del propria, delle proprie ricchezze e del proprio lusso. Quando nacque gli diedero un, um, un gioiello dove davanti era inciso il monogramma del Redentore con dei diamanti e dietro invece c'era l'adorazione um, del. Um, un'adorazione un dei montoni che era sicuramente un atto, una situazione di fede falsa. La parte di fede falsa doveva stare girata mentre mostrata doveva essere il monogramma di, uh, del Redentore. Sì, oh, devo, devo stringere. State morendo di freddo, allora passo oltre. Voglio concludere dicendo che è contornato di rosso. È quasi come un sipario che lo mostra, ma anche sempre questa idea del potere. E mh, va bene, passiamo a Margherita. Margherita è qui raffigurata anche lei con questa gorgiera. Le gorgiere a un certo punto hanno acquisito delle forme così assurde, perché questo comportava anche una gestualità molto eh, astratta, quasi come se fossero delle pupazze, delle donne non vere, delle donne che non la gonna. Eh, allora, abbiamo detto, queste gorgere che arrivano fino a 30 cm, a un certo punto chiamate ruote di molino, dovevano mangiare con dei cucchiai lunghissimi e forchette lunghe perché facevano fatica. Il, la parte superiore che noi non vediamo qua andava a stringersi con un corsetto rigidissimo che nel Cinquecento ha avuto alcune mutazioni, è passato da essere di ferro, quasi come una vera e propria armatura, ad avere poi qua un fodero dove veniva infilata una stecca o di balena o di metallo, tant'è che potevano nasconderci anche un coltello a volte, o di osso, addirittura quando mangiavano troppo nei banchetti, a volte se lo sfilavano, lo poggiavano sul tavolo e da lì hanno cominciato a decorarli, impreziosirli con gioielli, Insomma, questi corsetti che finivano a punta e quindi creavano il primo cono superiore e il secondo cono che era dato da questo Vertugad, o guarda infante, che era una sottogonna di vimini rigida che creava un cono. Questo perché? Perché non solo loro dovevano sembrare come se scivolassero quasi sul pavimento, ma tutto questo ordine era un ordine che doveva contrastare il disordine dell'epoca, tutte le lotte di religione, i problemi, la riforma, la controriforma. Quindi, questa sobrietà assoluta della donna era lo specchio, perché le donne sono sempre state lo specchio del potere maschile. L'uomo va in armi, l'uomo lavora, la donna rappresenta la ricchezza dell'uomo. Noi vediamo che lei ha delle piume in testa: ha delle piume in testa, siamo la Spagna ha conquistato le Americhe, uccelli esotici, ha, un, ha delle perle alle orecchie. Ecco, le perle, vorrei dirvi velocemente. Noi vediamo che qui ha un pendentifo attaccato al collo all'abito, al centro del petto. Alcuni suoi ritratti successivi ci fanno capire, appunto, tornando al discorso della datazione, quando in che momento della sua vita è. Perché a un certo punto riceve in dono, come arriva in Spagna, eh, il famosissimo gioiello con la perla peregrina. Allora, la perla peregrina è una perla grossissima, di due centimetri, che era attaccata a una spilla con dentro uno smeraldo chiamato il laghetto o lo stagno. Un diamante enorme, scuro, e questo gioiello apparteneva alla corona spagnola. È un gioiello che nel tempo, per dirvi la perla è stata comprata poi da Richard Barton per regalarla a Elizabeth Taylor, costando non so quanti milioni di euro, mentre il diamante è stato prima rubato da, dai napoleonici, poi è finito in Russia dai Romanov, poi è stato tagliuzzato per non essere riconosciuto perché si temeva che la Spagna lo rivolesse. Insomma, questo gioiello meraviglioso è un gioiello di Stato che. Lei porta in tutti i ritratti poi rappresentativi e ci fa proprio cogliere la rappresentanza ulteriore di questa sua appartenenza ormai alla casata spagnola. La perla che c'è anche qui era a quel tempo simbolo della femminilità perché nasceva dalla conchiglia, voi sapete che la conchiglia ha un legame molto profondo con l'organo genitale femminile, ma... Nasce in maniera, allora non, capi, non sapevano bene come si formassero le perle, quindi era un po' una nascita magica, strana, legata quasi all'idea della nascita divina di Dio, no? attraverso un meccanismo che era un meccanismo diverso. Inoltre, la perla era legata all'acqua, era qualcosa che si cercava nelle acque scure, e quindi qualcosa che ha a che fare con la ricerca della verità attraverso lo sforzo, quindi legata a un percorso spirituale ma era bella e perfetta senza l'intervento dell'uomo, perché nasce già con una forma che, mentre le pietre andavano tagliate, anche se allora non avevano ancora l'idea di quello che fosse il taglio a diamante, che conosciamo anche le montature, sono tutte cabochon, sono scure, vedete le pietre, questo è un diamante, ma è nero, ci mettevano dietro una lamella di metallo per farli brillare, ma ancora non sapevano fare le montature a giorno. Cioè dove la luce passa sotto la pietra. Quindi la vediamo anche lei con la sua gorgiera. Um, I piedi, abbiamo detto, non potevano essere visti, usavano delle soprascarpe. Vincenzo, sotto quei pantaloni detti alla Sivigliana o braghese, che venivano gonfiati questi pantaloni anche con 20, 30, 40, anche 200 metri di stoffa. L'esibizione della ricchezza era data attraverso la quantità, anche il fatto che. Qui non si vede però la gonna in altri abiti ha dei tagli da cui fuoriesce una fodera. Questi sono tutti tessuti cuciti, quindi tagliati e cuciti. Questo per dimostrare un po' uno sfregio rispetto alla ricchezza, Lo, eh, usavano molto questi vestiti stragliati, anche i guanti tagliati per far vedere i gioielli, era una moda che era, adesso chiudo, partita dai Lanzichenecchi che erano dei soldati svizzeri che a un certo punto in un sacco di Roma hanno cominciato a indossare tutto quello che trovavano e a mischiare abiti e siccome alcune cose non riuscivano a infilarsene le tagliavano è eh, tra l'altro curiosa questa cosa di l'anzichenecchi perché è la prima moda che parte dal basso Beh, da lì in poi è cominciata questa moda dei vestiti tagliati e questi tagli sono appunto dimostrazione di non aver più bisogno di avere eh, un abito che passi da generazione in generazione perché la stoffa si lacerava molto più facilmente quindi tutto questo è una dimostrazione di grande ricchezza chiudo dicendomi forse ancora una cosa lui eh, aveva le calze sotto i pantaloni e le calze erano qualcosa di assolutamente prezioso soprattutto quelle di seta tantè che venivano addirittura classificate con delle nomenclature. ancora noi, oggi noi abbiamo un denaro tre denari venti denari perché la calza era veramente appannaggio perché erano fatte ad acco, di fili di seta erano veramente appannaggio dei più ricchi e siccome di seta erano un po' leggere, durante i giorni comuni usavano le calze di, di lana o di lino, mettevano delle sottocalze di cashmere o di pelo di, di coniglio e, e le calze erano valutate anche attraverso il loro colore, per cui le calze rosse per esempio erano più belle delle calze bianche e per dirvi questo, la parola scarlatto viene proprio da scarlach, che è una parola tedesca che era il nome di un tessuto elastico che serviva proprio per fare le calze. Quindi capite come era importante questo elemento. Si è parlato del dono di un paio di calze Enrico ricottavo in tutte le corti d'Europa l'ultima cosa, sicuramente non è in questo quadro, ma lei alle mani aveva degli anelli con dei reliquiari. E un fazzoletto in mano. Il fazzoletto è l'elemento più caratteristico dell'abito femminile del Cinquecento, anche del Seicento. Il fazzoletto era costosissimo, preziosissimo. Si sa che. Mm, Proprio nei lasciti testamentari venivano elencati come uno dei beni più preziosi, addirittura poi nel 6-700, quando ne veniva rubato uno, veniva messo l'annuncio sui giornali, anche perché poi a quel tempo si mettevano poi le sigle dei nomi. E il fazzoletto contornato di pizzi, i pizzi più belli venivano fatti a Venezia, eh, sulle altane, dalle ricamatrici. Eh, il fazzoletto è. E poteva essere da mano, da naso, eccetera, eccetera, e sicuramente anche questo riferimento spirituale alla sindone, voi sapete che Veronica ha dato a Gesù eh, il fazzo, un panno per asciugarsi. Quindi vedete come la religiosità, l'aspetto etico, l'aspetto rappresentativo, l'aspetto della gestualità, l'uomo doveva essere... Um, Misurato nelle parole, nelle azioni, nei gesti. La donna doveva avere, che ne, per esempio, um, tre piccoli: la bocca, i piedi, e la testa, um, tre, um, tre corti: i denti, eh, no, eh, i piedi. Allora, scusate, cioè sono i tre piccoli: i tre neri. I tre, C'era cioè, tutto un codice di come doveva essere. Per cui la bocca doveva essere piccola, le orecchie dovevano essere corte. E, non doveva ridere, non doveva mostrare i denti, doveva avere un'attitudine assolutamente eh, modesta, virtuosa, arrossire, quindi queste guance rosse su questo candore sicuramente erano una dimostrazione di un animo sensibile, quale solo una regina poteva essere. Grazie, grazie per questa coinvolgente, questa coinvolgente narrazione. Adesso i il, il colleghi, il personale di Palazzo D'Arco ci accompagna qui dietro e via Portazzolo per vedere il docufeno.